Il nostro brainstorming è normalmente un processo collettivo ed è un processo dove cerchiamo di individuare e di attivare un dialogo fra quelle che sono le nostre prime idee che buttiamo sul tavolo e quella che è la superficie che andrà ad accogliere il nostro mapping. Per noi è molto importante la fase che chiamiamo di ascolto della facciata. Ascolto della facciata perché non si tratta solo di capirne profondamente le caratteristiche più squisitamente architettoniche ed estetiche, ma anche di studiare la storia della costruzione del palazzo, il suo contenuto, la sua funzione. Quello che ci ha intrigato maggiormente è sicuramente stato il suo contenuto. Una collezione d'arte che ospita i movimenti e le correnti artistiche del Novecento italiano. Il movimento è ciò che scaturisce da un'energia impressa ad un corpo fisico. Abbiamo quindi dato sfogo a tutti i movimenti in tutti gli stati possibili della materia. L'altra cosa interessante su cui ci è piaciuto confrontarci è stato proprio questo, cioè la matericità dell'arte contenuta nello scrigno farnesina rispetto all'immaterialità della nostra arte fatta semplicemente di luce. Come spesso accade, abbiamo attivato quello che per noi è il processo di ricorsività creativa, ovvero facendo, ci si rinterroga sull'idea fondante per poi andare a, sfruttare tutte quelle intuizioni che emergono solo dal fare e riportarle in un processo creativo che va a modificare il già fatto. L'idea che ci è venuta è stata quella di far tornare la facciata al suo stato originale, cioè qualcosa di solido, di immobile, di bianco. Il contenuto di questo palazzo noi l'abbiamo solidificato nella pietra della sua facciata con i nomi di tutti gli artisti presenti nella collezione del Novecento di Farnesina.